Io sono Deborah del canale Glossy Deppi. Ciao, io sono Ilenia, il mio canale è la Lily Makeup. Hai mai visto Milano? Oggi ti portiamo nei posti più belli della città. Vieni con noi! Come prima cosa abbiamo deciso di farvi vedere Piazza Duomo e il Duomo che vedete alle mie spalle, e poi seguiranno l'Accademia di Teatro La Scala e il Palazzo Reale. Piazza Duomo è il centro della città, un punto perfetto per iniziare il nostro tour. 17.000 metri quadri di divertimento, shopping, arte e cultura. L'imponente cattedrale in marmo di Candoglia è frutto di lavori secolari e proprio per questo una reinterpretazione del gotico in chiave mastodontica e spettacolare. L'Accademia Teatro alla Scala è la scuola del teatro milanese, innumerevoli gli allievi, etuali e primi ballerini che hanno intrapreso una carriera ricca di successi. Se amate l'arte, il Palazzo Reale è il posto perfetto per voi. Unico problema? La lunga fila interminabile. Migliaia di persone animano ogni giorno la Galleria Vittorio Emanuele, che con i suoi caffè rappresenta il salotto di Milano. Avete bisogno di un pizzico di fortuna? Secondo la leggenda, compiendo un giro di rotazione sul tallone sopra il toro raffigurato sul pavimento della galleria, ne avrete in abbondanza tutto l'anno. Per sentirvi un po' speciali, vi consigliamo di recarvi presso uno dei principali simboli di Milano, il Castello Sforzesco, che con le sue imponenti mura, le alte torri, l'antico fossato, le buie segrete, la corte ducale, saprà riportarvi come per magia ai tempi dei Savoia, dei Visconti e degli Sforza. Siamo nella parte moderna della città. Il quartiere Garibaldi Isola vanta grattacieli in ferro e vetro, tra cui il più alto d'Italia, un bosco verticale e giardini con ampie fontane. Però insieme a Parigi e New York anche capitale della moda. Gli appassionati del settore non potranno perdersi le sfilate della settimana della moda, che si tiene 2 volte all'anno, a settembre e a marzo. Giorni frenetici, durante i quali passeggiare per le vie del centro diventa ancor più piacevole e glamour, per la presenza delle bellissime ed inavvicinabili modelle. Se volete farvi un regalo speciale o anche solamente sognare, le luccicanti e preziose vetrine di Via Monte Napoleone, Via della Sfiga e Sant'Andrea vi aspettano. Un'altra delle vie più glamour della città è Via Dante, importante collegamento tra il Duomo e il maestoso Castello Sforzesco. I giardini pubblici Indro Montanelli, primo parco milanese espressamente destinato allo svago collettivo, sono situati nella zona di Porta Venezia e sapranno accogliervi tra aveti, aceri, faggi, querce, sequoie ed incantevoli laghetti. Fatto vedere i nostri angoli di Milano preferiti, abbiamo deciso di portarvi in un luogo speciale, ovvero i Navigli. A noi piace tantissimo trascorrere la serata qui e ve lo consigliamo per fare anche l'aperitivo in compagnia dei vostri amici, per una passeggiata serale, ed è un luogo veramente magico.
è piaciuto il tour? Seguici sui nostri canali. È semplice, per farlo clicca qui. Ciao. Ciao.